Io ho due mamme e due case. È strano, ma è così. Stella, bambina di 10 anni, vivace, sana e chiacchierina. 1, 2, 3. Stella! Esiste un luogo dove i bambini aspettano. Aspettano che la loro mamma torni ad occuparsi di loro. Accade a volte che ci siano mamme un po' distratte o tristi e papà ammalati e con le idee per aria, che proprio non ce la fanno a prendersi cura dei loro bambini. Hanno due mamme, come me, e possono stare un po' con quella vera e un po' con quella finta. Un po' con quella vera e un po' con quella finta. E tu da che parte sbucchi? Non sarai quello nuovo? Ritira quello che hai detto! Bugiardo! Ma io non dico mai bugie! Vieni a prenderlo! E una volta ho visto la pioggia che cadeva dal sole! Io una volta sono morto! Sono il fantasma della valigia, morto! Gioco a fare l'aereo. Volo sopra un tappeto di nuvole bianche. Sai, Poldo, prima io e la mia mamma stavamo sempre insieme. Poi si è fidanzata con uno che sembrava uno scimmione. Non mi piaceva. E nemmeno io gli piacevo. Così mi picchiava. Ma abbiamo voglia di aprire la nostra famiglia a chi ne ha bisogno. Accoglierlo, accompagnarlo quanto basta, perché possa continuare, lui e la sua famiglia. Abbiamo già 2 figli. E pensiamo che la famiglia sia il posto dove i bambini possono crescere felici. Sai, dobbiamo essere belli se vogliamo piacere alla gente e fare un bel sorriso. Speriamo che qualcuno ci sia, che mi voglia. La bellissima Stella, intanto che la sua mamma non c'è, aspetta una famiglia che la circondi d'affetto. Anch'io! Stai per trovare dei nuovi genitori e vivere felice e contento per sempre. Ma Stella! Sto zitto! Stai zitto che non sei capace! Fila! Vai! Mamma! Mamma! Tu e il tuo sacco di pulci! E non è per niente una bella cosa, sai! Perché non potrai più essere il mio migliore amico se vai via! Ciao, Stella. Io voglio essere vera. Appartenere.